Sì, il primo contributo d'oro perché ci hai regalato negli ultimi 2 minuti il pareggio. Insomma, innanzitutto tanti complimenti, un gol bellissimo. Grazie, grazie. Almeno alla fine sì, abbiamo pareggiato. Io sono contento per gol che ho segnato e va bene, tanto in classifica non è cambiato tanto tanto, ma almeno abbiamo pareggiato. Senti, che partita è stata? Tu che l'hai vissuta per 90 minuti? Ho visto molto bene il primo tempo quando sì, abbiamo fatto tante occasioni sui laterali, sulle fasce, così poi sì, anche abbiamo tanta, tanta forza lasciato là e poi secondo tempo soprattutto con 10 era difficile partita, per quello ho detto almeno abbiamo pareggiato alla fine. Senti, un errore della nostra difesa si paga purtroppo sempre con un gol, Zdenek. Sì, è vero, perché era nostro vantaggio che abbiamo fatto punizione così e poi abbiamo preso contropiede, quello errore abbiamo pagato. Studio. Ciao Zenek, Ciao, ciao. ciao. Stasera ci hai provato diverse volte su corner, anche nel primo tempo hai avuto altre 2 occasioni. Avevi l'ispirazione o era uno schema? No, sì, sentito bene, poi riuscito anche il primo tempo 2 volte a trovare un po' spazio, ma calciato colpito male, ma sentivo che forse oggi potrebbero fare gol così, ma va bene, alla fine ho fatto. Urino. Grigar, ascolta, l'Inter nel secondo tempo ha cambiato modo di gioco. Mi è sembrato che giocasse più a controllare la palla, a fare i passaggi, a far passare tempo, che non a accettare la gara. Tutto questo mi sembra che vi abbia un po' innervosito perché vi ha costretti ad andarli un po' a pressare e la partita non è stata più viva da ambo le parti, con azione da una parte all'altra. Eravate un po' voi a doverli andare a pescare e questo mi sembra che vi abbia un po' scombussolato, o no? Secondo me il primo tempo che abbiamo fatto molto bene, abbiamo preso tutte le seconde palle, queste, Inter non riusciva a controllare quello gioco così. Poi è normale che secondo tempo noi abbiamo fatto tanto primo tempo, poi al 10, soprattutto con 10, loro controllato un po' gioco così, ma forse si vedeva così. Senti, Zdenek, ma ormai li abbiamo affrontati nel girone di andata, nel girone di ritorno, sono così forti, sono così superiori a noi. Beh, possiamo dire che Inter è forte, ma sì, volevamo oggi giocare con la grinta, per noi, per tifosi, non così tanto anche per forse classifica e questo, ma volevamo proprio fare bene per tutti noi che siamo Juventini. Va bene, grazie. Allora Grigera, concentrati adesso per la Coppa Italia. Sì, adesso dobbiamo recuperare bene. Grazie, tanti complimenti ancora. Grazie, grazie, buona serata. Grazie, sono con Vincenzo Iaquinta. Allora Vincenzo, che partita è stata? No, secondo me è una partita molto combattuta. Ci tenevamo a far bene tutti e due. È arrivato sto pari che credo che alla fine sia giusto. Ti abbiamo visto correre tante volte lì davanti alla porta, ti arrivavano i palloni, insomma. Tra l'altro con un'altezza del genere ci chiediamo come fai ad essere così veloce. È mancato il gol. Sì, non abbiamo creato tantissimo, sia l'Inter che noi. Sì, forse il primo tempo con Marchio c'è stata quella palla, eppure il secondo tempo, però niente, credo che abbiamo fatto un'ottima partita e siamo soddisfatti. Studio. Paola. Ciao Vincenzo, buonasera. la fisicità dell'Inter, in particolare i tuoi difensori, io credo che tu l'abbia affrontata molto bene. È davvero la squadra che in questo senso ti sembra superiore nel campionato? Sì, in difesa sì, credo di sì, perché loro, sia Córdoba che Samuel, sono due grandissimi giocatori veramente, c'hanno tutto, velocità, forza fisica, ed è dura giocare contro di loro, devo ammetterlo. Pepe. Ma
No, adesso, vista la partita, non sarei così sicuro, perché tu e Del Piero nel primo tempo l'avete messo in difficoltà, soprattutto anche sul gioco aereo e nella velocità. No, perché... io sto dicendo che, cioè, in difesa loro sono quelli che hanno preso meno gol di tutti, ecco, in tutto l'arco del campionato, non sto parlando solo di questa partita di oggi. Ecco. Vincenzo, tu hai detto che il pareggio è un risultato corretto. Che cosa è mancato allora alla Juventus per poterla vincere questa gara? Non lo so, noi credo che il primo tempo, secondo me, abbiamo giocato meglio di loro. Ripeto, se riusciamo a fare quell'azione che ha fatto Marchionni, riusciamo a far gol, secondo me un po' la partita cambiava, perché l'Inter si apriva di più, e poi noi credo che quando le squadre si aprono con noi in contropiede siamo molto forti, ecco. Domani tifiamo tutti Torino? Non lo so, adesso noi pensiamo a noi, mancano ancora 7 partite di campionato, poi mercoledì c'è una grandissima partita ancora, perché vogliamo portare a casa la Coppa Italia. Grazie allora, Vincenzo Iaquinta. Grazie, buonasera a tutti.